Questa è la verità che è dinanzi a noi. In società fortemente sviluppate come la nostra, senza ridurre gli spostamenti, le occasioni di contagio, la convivenza con il virus è difficilmente realizzabile. Ecco perché con il prossimo DPCM dobbiamo continuare con misure chiare e rigorose, anche per non vanificare il lavoro fatto nelle ultime settimane. Gli orientamenti del Governo possono essere riassunti in due scelte di fondo. La prima, riconfermare il modello della classificazione delle regioni per scenario ed indice di rischio. Il sistema delle tre zone, rossa, arancione e gialla, ha dato risultati che noi riteniamo soddisfacenti. I tecnici del Ministero, assieme a quelli dell'Istituto Superiore di Sanità e delle Regioni, si stanno confrontando sui parametri, ma l'impianto di fondo è corretto e sta funzionando. È uno strumento efficace che ci consente di agire rapidamente ed in modo proporzionale al variare delle condizioni epidemiologiche. Oggi, in un contesto di primo miglioramento, le regioni tendono verso il giallo, ma qualora il quadro dovesse peggiorare, abbiamo già vigente uno strumento automatico che può subito riattivare misure più restrittive. Seconda scelta, per affrontare adeguatamente le festività natalizie e quelle di fine anno, le limitazioni previste dovranno essere rafforzate anche nel quadro di un coordinamento europeo che il nostro Paese ha promosso nelle ultime settimane. Questo coordinamento è sempre utile, questo è il mio punto di vista, ma diventa indispensabile se si pensa ad attività che si svolgono sui confini naturali tra Stati diversi. In questo contesto appare necessario limitare il più possibile i contatti non indispensabili tra le persone. L'orientamento del Governo, e su questo ascolterò con attenzione gli indirizzi delle Camere, è per questo che durante le feste natalizie vanno disincentivati gli spostamenti internazionali, vanno limitati gli spostamenti tra le regioni, così come già oggi avviene in presenza di zone rosse e arancioni, e nei più importanti giorni di festa, il 25, il 26, il 1 gennaio, vanno limitati anche gli spostamenti tra i comuni. Bisognerà poi evitare potenziali assembramenti nei luoghi di attrazione turistica legati in modo particolare alle attività sciistiche. È opportuno, più in generale, ridurre i rischi di diffusione del contagio connessi ai momenti di aggregazione durante le festività del Natale e del Capodanno.